San Michele, insieme a noi Mister Cambrea. Buonasera Mister, ben trovato. Buonasera, buonasera. Mister, state diventando quelli della zona Cesarini, seconda vittoria alle battute finali, però è un buon segno, vuol dire che la sua squadra sta sempre in campo fino al triplice fischio. Cioè sta in campo con la testa, perché fisicamente per forza ci state. Sì, sì, la squadra sta in campo, diciamo che stiamo crescendo domenica dopo domenica e questo mi fa molto piacere, che vedo la squadra che sta lavorando bene, è una squadra giovane, con 4-5 fuori quota eravamo nelle battute finali, quindi significa che la squadra sta facendo bene, mentalmente siamo più pronti, diciamo, ad affrontare queste partite. Niente, sono orgoglioso dei miei ragazzi che oggi hanno fatto una bellissima partita e ci hanno creduto fino alla fine, alla vittoria, e l'hanno ottenuta, perché nel secondo tempo abbiamo giocato quasi esclusivamente noi, solo loro con qualche ripartenza, la squadra, abbiamo fatto la partita, il gol era nell'aria, è arrivato negli ultimi minuti, però la squadra si sta esprimendo bene e sta crescendo domenica dopo domenica. Tra le altre cose, un campionato con grandi blasoni, la Villese è uno di questi, quindi lei dice: ho una squadra giovane, una vittoria così quanto fa crescere i ragazzi, oltre il discorso della classifica che oggi vi vede a 6 punti, ma dopo 2 giornate ancora è presto per vedere la graduatoria, anche se sono 6 punti che torneranno utili sicuramente tra qualche mese. Sì, sì, come ha detto lei, il morale è la cosa più importante in questo momento, queste vittorie ci danno tanto morale, ci fanno crescere meglio, ci fanno maturare più velocemente, perché sicuramente lavorando dopo con il morale alto sicuramente queste ti dà più consapevolezza di quello che stai facendo. La classifica non la guardiamo assolutamente, noi non ci interessa guardare in questo momento la classifica, perché è una squadra in costruzione. Domenica dopo domenica stiamo inserendo tasselli nuovi, oggi abbiamo inserito un attaccante argentino, altri due li stiamo tesserando, quindi è una squadra che si sta evolvendo, si sta crescendo, e questi risultati ci fanno crescere in tranquillità e lavorare più tranquilli, e quindi lavorando più tranquilli si lavora meglio. Mister, poco fa con Silvio Frascà si faceva una considerazione sul fatto che i giovani giocano sempre meno a calcio, anche lei dice abbiamo dei giocatori argentini. Cosa dobbiamo fare per convincere i ragazzi italiani a passare 2 ore all'aperto in uno stadio che fa sicuramente bene al fisico e anche alla testa? Perché quasi come se ci fosse una crisi vocazionale verso lo sport. Non siamo riusciti a creare generazioni abituate al sacrificio. Dov'è che c'è stato l'errore da parte di noi che abbiamo qualche capello bianco? Infatti con il mio amico Silvio, che siamo grandi amici, ci sentiamo pure spesso, facevamo proprio questa riflessione tempo fa. Tanto, nulla togliere ai ragazzi argentini, no, cioè nulla da togliere, perché vengono, hanno la sete che avevamo noi tanti anni fa, questi ragazzi che vengono. Vedo questo in loro, vedo noi ai tempi in cui giocavamo noi, che avevamo forse non lo so se era del telefonino, di internet, ormai tutti questi ragazzi si interessa solo chattare, comunicare, ragazze. Noi nei nostri tempi non c'erano i telefoni, pensavamo solo ad andare ad allenarci, a giocare. L'unica cosa che mi fa pensare è forse questo, la tecnologia. Perché non vedo più ragazzi che giocano sulla strada. Una volta noi giocavamo nella strada, io non vedo più nessun ragazzo giocare nella strada. Ai tempi nostri io andavo, mi allenavo al campo, dopo finivo dal campo e scendevo a casa, abitavo alla Marina di Gioia Tauro, continuavamo a giocare.
quindi tutti i giorni eravamo con il pallone ai piedi, sempre, tutti i giorni, non aspettavamo il mercoledì, il lunedì, mercoledì e venerdì che vanno tre volte e un'ora a fare scuola calcio. Io penso che questo è la strada, e questi ragazzi magari vengono argentini, crescono come crescevamo noi, perché vedo la stessa voglia, la stessa sete che avevamo noi, voglia di giocare. Ora no, devi convincerlo, e la Lega ti ostina a farli giocare, ad esempio nel campionato di prima categoria, fuori quota, stiamo parlando di 2000, fuori quota 21 anni, ormai 21 anni giocano in Serie A, che sono buoni, non è che certo. giocano indipendentemente da essere fuori quota, cioè non vedo l'utilità del fuori quota 2000. Bene. Non so se stai d'accordo con me. No, no, è chiaro il ragionamento. No, io chiedo a voi che allenate, perché io non me la spiego, io vado a correre tutti i giorni, ad esempio, perché mi piace questo sport da praticare. A calcio sono pure scarso, quindi forse è questo il. Sì, ma è difficile trovare gente che vuole, che ragazzi che vogliono giocare, che hanno la voglia di giocare. Dopo devi andare a pregarla, non mancare all'allenamento, ad essere partecipe, magari tre allenamenti ne fanno due, ne fanno, cioè, e dopo la domenica, perché sanno che la domenica devono giocare lo stesso, e quindi si crea questa cosa, crea pure un po' di disagio a noi mister, non un po', tanto disagio, perché dopo magari costringi i giocatori che si allenano tutta la settimana, che sono in quota, a fare giocare il fuori quota, che magari si è allenato due volte o barra uno, perché poi certe volte poi numericamente pensi che già promozione, eccellenza si prendono già il succo, e noi ci lasciano i noccioli. Mister, no. grazie per essere stato con noi. Figurato, alla prossima. Cambiamo